Ben ritrovati amici telespettatori per un nuovo appuntamento con Rete 8 Tour Village. Oggi ci troviamo nel territorio di Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo, dove c'è il primo evento dedicato ai concerti delle abbazie. Quarta edizione di questa manifestazione, un evento assolutamente particolare perché ha il compito, l'obiettivo, quello di rilanciare le perle della provincia di Teramo e non solo. Ed oggi ci troviamo proprio all'interno dell'abbazia di San Giovanni ad Insulam per dare il via a questo primo appuntamento. Sindaco, possiamo dire sono queste le iniziative importanti per rilanciare un intero territorio? Sicuramente sì, questa è una delle iniziative importantissime per darci visibilità, per darci uno scorcio di vita normale che ci fa sentire ancora, diciamo, vivi nel nostro territorio. Oggi, in questa occasione, per questo concerto organizzato appunto nel progetto finanziato dalla Regione di Abruzzo dal Vivo, noi abbiamo colto l'occasione per riaprire questo gioiello architettonico che è l'Abbazia di San Giovanni ad Insulam. L'abbiamo riaperto anche se con una messa in sicurezza provvisoria. Naturalmente l'occasione era per farla visitare alla gente che oggi sono presente qua e dare la possibilità, accompagnati da qualcuno che gli apre e poi chiude, di visitarla, perché non possiamo permetterci di tenere chiuso un gioiello architettonico che è pieno di storia come questa abbazia, che è chiusa da circa 10 anni. Quindi questa iniziativa per noi è importantissima perché ci dà modo di rivivere la nostra storia, di essere presenti qui sul territorio, di farci conoscere e di dar modo alla gente veramente che ci vive di ridarci un po' di tranquillità con questi spettacoli che ci allietano un po' pure la serata e la giornata. Thank you.
compagnia con il vicepresidente dell'ACS Michele Capomacchia. Questi sono eventi importanti, eventi che aiutano questi territori che purtroppo hanno sofferto veramente tanto. Sì, effettivamente è un'iniziativa di grande respiro che è stata presa dal Ministero dei Beni Culturali e recepita dalla Regione che ha fatto i bandi, e noi abbiamo collaborato con il comune capofila Crognaleto per realizzare appunto questa serie di eventi. Si tratta di un numero alto di attività culturali che servono non soltanto alla cultura in sé, ma a rivivificare il territorio, a valorizzarlo, a valorizzare le bellezze che ci sono, sia artistiche e sia naturali, perché ci troviamo nell'ambito del Parco del Gran Sasso, e quindi una oasi naturale che merita ogni attenzione e ogni possibilità di sviluppo. L'artista che ha avuto il compito di aprire questa serie di concerti, un artista giovanissima, però nonostante la sua giovane età ha un curriculum importante. Eh sì, è una violoncellista dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese, con sede all'Aquila, con la quale noi intratteniamo come Abruzzo Circuito Spettacolo un rapporto privilegiato, con una serie di concerti che speriamo di ripetere anche per l'anno prossimo. Ed è un primo violino, un solista di grande, primo violoncellista, solista di grande valore, che si distingue proprio per la tecnica e per la capacità di trasmettere il valore dei pezzi che esegue al pubblico, che lo segue sempre con la massima attenzione e quasi con religiosità, direi. Siamo in compagnia con Maria Miele, lei ha un compito importante, quello di aprire questa serie di concerti. Oggi ci troviamo a Isola del Gran Sasso, in un'abbazia assolutamente fantastica. Sì, per me è un piacere e soprattutto un onore essere qui in questo luogo meraviglioso. Ringrazio il maestro Carlo Michini e l'associazione LUSMEC che mi ha invitata, e quindi abbiamo aperto questa stagione così, questa abbazia. Una stagione importante, uno spettacolo assolutamente di pregio, perché comunque ha interpretato brani assolutamente famosi. Sì, ho suonato Bach, la sesta suite, e nella seconda parte siamo andati nel Novecento con Indemit e Cassado. Sono eventi questi che servono a rilanciare interi territori, soprattutto luoghi così importanti e così belli. Certo, l'intreccio delle arti, ecco, quindi l'architettura, la musica, qualsiasi arte essa sia, è importante per valorizzare e per portare avanti insomma, questi luoghi e queste... Ovviamente grande partecipazione di gente, una cosa importante, visto e considerato che questo è un luogo di passaggio, le persone sono venute qui per conoscere più da vicino questo caratteristico posto e soprattutto ascoltare la sua musica, quindi è una cosa che fa ben sperare per il futuro. Certo, speriamo bene, perché insomma le generazioni ad avvenire hanno questo compito, questa responsabilità importante, e speriamo insomma che si prosegua sempre più questi belli avvenimenti. Insomma. Thank you.
Siamo in compagnia con Carlo Michini, direttore artistico di questo evento. Oggi la tappa numero uno, grande partecipazione di gente e questo è già importante. Sì, è molto importante perché al di là di tutto, al di là dell'organizzazione, al di là della manifestazione, credo che sia la vittoria della bellezza, della cultura, dell'arte, in un luogo che rappresenta il nostro patrimonio storico, la nostra eredità e veramente la nostra identità. Quindi sono veramente orgoglioso del concerto inaugurale e di tutta la stagione che insomma, dura per ben 3 mesi e ospita 10 concerti. Cultura possiamo dire che deve diventare il sinonimo di bellezza del territorio, perché comunque quando si va e si conosce più da vicino l'Abruzzo abbiamo tanti punti che purtroppo sono dimenticati, però poi quando ci si avvicina si vede la spettacolarità dei luoghi. È un po' questa è la nostra scommessa, la nostra missione, far riscoprire dei luoghi veramente fuori dal tempo per il fascino, per la bellezza, per tutto, per le emozioni che riescono a tramandare. Non a caso quest'anno siamo stati selezionati ed autorizzati dalla comunità europea a mettere il marchio patrimonio culturale 2018, ovvero siamo stati premiati dall'Unione Europea come manifestazione che sviluppa tutte queste tematiche da dentro il territorio. Ecco. Sono queste le iniziative che aiutano questi territori, perché sono purtroppo luoghi che hanno sofferto il terremoto, ma anche purtroppo in quest'ultimo periodo il maltempo. Oddio, sì, ultimamente siamo diventati abbastanza meteopatici e veramente tormentati da questo mostro cattivo che è il terremoto. Non a caso il concerto di oggi è un concerto che è vero sì che è il concerto inaugurale dei concerti delle abbazie, però è anche un concerto del Festival Abruzzo dal Vivo, ovvero quel festival dedicato a tutti i comuni all'interno del cratere, del Teramano e dell'Aquilano. Io colgo l'occasione per ringraziare ancora l'ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e il Comune di Crognaleto, Comune Capofila, per questa manifestazione. Un artista giovanissima ma comunque con un curriculum assolutamente di pregio. Maria Miele è veramente una forza della natura. Lei si è diplomata da appena 16 anni al Conservatorio di Campobasso, ha conseguito in seguito il diploma all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. È risultata idonea al concorso per l'orchestra al Teatro dell'Arena di Verona, al Teatro dell'Opera, al Petruzzelli di Bari e tuttora è primo violoncello solista della Sinfonica Abruzzese. Per noi popolo della Valle dell'Abbazia è veramente un privilegio averla qui. E cultura è un connubio perfetto per questo posto? Sicuramente sì, l'isola è piena di bellezze, di cultura, di questo tenore. Noi abbiamo il castello di Pagliare, gli eremi di Santa Colomba, di San Nicola, quindi che insieme al santuario di San Gabriele creano una rete piena di per chi crede, ma pure per chi non crede, piena di storia, perché l'abbazia, la chiesa, io dico sempre, non è importante per il credente, ma è importante per l'identità di una comunità che vive con queste realtà, cioè la chiesa, la festa patronale coinvolge un po' tutti quanti gli abitanti, tutti i parrocchiani, non solo i credenti, quindi ci fa vivere veramente la nostra storia, i nostri momenti di convivialità assieme, ci dà questo scorcio di vita quotidiana che ci consente di dimenticarci un po' tutte le disgrazie che abbiamo vissuto in questi anni e che ancora ci viviamo, non ci dimentichiamo che Isola del Gran Sasso ancora non ha le scuole, ancora non ha il suo centro storico, la chiesa madre del centro storico di Isola non è agibile, stiamo in una struttura provvisoria, quindi viviamo ancora molti disagi e veramente questi momenti ci dà un po' di speranza che la vita può continuare. Una cosa importante è la partecipazione della gente, perché qui non siamo al centro del paese ma siamo in una zona di passaggio, ma nonostante questo ci sono tante persone.
Beh, l'occasione è particolarmente ghiotta, è il primo dei concerti di questo percorso nelle abbazie benedettine che ci sono nella zona e i cittadini di Isola e dei dintorni sono affezionati a queste abbazie, a questa in modo particolare che oggi ha visto la sua reinaugurazione dopo il restauro e alle altre che ci sono, bellissime, affascinanti, che ci sono in questa valle, nella Valle delle Abbazie, appunto è il titolo che viene dato alla rassegna nelle abbazie. Thank you.